Amiche ed amici di AnimeManga.it, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro canale. Io sono il vostro amico Kumetsu e quest'oggi per la rubrica Star Comics vogliamo parlarvi dell'adattamento dell'ultimo romanzo di Project Ito, ovvero di Harmony, che segue ovviamente le edizioni sempre Star Comics di The Empire of Corpses prima e Xenocidal Organ poi. Questa serie è pubblicata in patria dalla Kadokawa già dal 2016 ed è presentata al pubblico italiano in un'edizione standard ma di tutto rispetto, in quanto il volume è presentato con questa sovraccoperta che ci mostra la protagonista Tuan Kiri in tutta la sua bellezza ma anche la sua malinconia, ma ne parleremo in seguito. Le prime pagine sono a colore, la rilegatura è assolutamente eccellente, pagine che si lasciano sfogliare anche se sono un po' porose e lasciano una leggera traccia di colore sulle dita, ma a prescindere da tutto il volume ha comunque un'ottima edizione e viene presentato al pubblico italiano alla cifra di 5,90€. Parliamo adesso della trama, una trama che è ambientata molti anni nel futuro, un futuro che è stato devastato da un'era nucleare conosciuta dalle nuove generazioni come Maelstrom, al seguito della quale l'umanità si è ricompattata, imponendo a tutte le persone, a tutte le generazioni, una moralità e un'etica completamente diversa. La nuova società è infatti fondata sulla cooperazione e sulla cordialità reciproca, anche forzatamente, grazie ad un sistema molto stringente che permette di controllare le persone passo dopo passo, quindi con un controllo quindi fitto H24. Tutto questo è possibile grazie alle nuove scoperte tecnologiche e mediche che sono state portate avanti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è stata completamente ristrutturata, o meglio rafforzata, permettendo prima di tutto l'annientamento delle malattie presenti nel mondo e soprattutto anche di allungare la vita delle persone, tanto da annullare quasi totalmente la mortalità. La protagonista di questa serie è Tuan Kiri, una ragazza che in adolescenza ha completamente rigettato questo sistema stringente che modifica completamente il concetto stesso di libertà, ma che è poi finita per lavorare per questo sistema, riuscendo non soltanto ad integrarsi all'interno di esso, ma addirittura a diventare un membro d'alto rango dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al rientro da una missione all'estero, Tuan incontra una sua vecchia amica d'infanzia, Xian, con la quale decide di pranzare, ed è proprio durante quel pranzo, in maniera del tutto improvvisa ed immotivata, che una malinconia profonda prende la giovane Xian, che decide di lì a poco di suicidarsi. Quel gesto così efferato e al tempo stesso inaspettato diventerà la cosa meno preoccupante, in quanto Tuan scoprirà che nello stesso momento, nel momento stesso in cui Xian ha messo fine alla propria vita, tantissime altre persone, milioni di persone in tutto il mondo, hanno fatto lo stesso. Che cosa è successo a Xian? Quali sono state le motivazioni che l'hanno spinta a suicidarsi e qual è il collegamento con tutte le altre persone che hanno fatto lo stesso gesto? Potrebbe essere questo legato al sistema della nuova società imposta in questa serie? Beh, scoprire le risposte a queste domande è soltanto l'inizio di un percorso che vi porterà a considerare davvero nel profondo il concetto di libertà. Amici, Harmony è un titolo che riesce davvero ad entrarvi nel profondo, soprattutto perché riesce a stuzzicare quella che è l'attenzione dello spettatore grazie ad alcune tematiche che sono taglienti e sono sconcertanti, ma proprio per questo sono anche molto accattivanti, tant'è che uno dei primi paragoni che mi è balzato alla mente è proprio quello con Blade Runner, ad esempio. Ancora una volta Project Ito riesce a sorprendere il lettore grazie ad una serie che è completamente diversa rispetto a quelle precedenti. Se infatti in The Empire of Corpses abbiamo affrontato quello che è il concetto di umanità e di anima, in questa serie, in Harmony, questi concetti sono ben definiti, anche se sono definiti all'interno di un sistema stringente che appiattisce completamente l'umanità stessa, privandole di tantissime possibilità di scelta, soprattutto della possibilità di vivere la propria vita seguendo le proprie inclinazioni e vivendo appieno le emozioni. La società di Harmony è poi una società quasi completamente libera e soprattutto in pace, ancora più libera e con più opportunità di quelle presentato ad esempio in Xenocidal Organ, anche se a differenza di questa serie le persone non hanno quella capacità di scelta e soprattutto è rivalutato completamente il concetto di libertà, che in Xenocidal Organ è stato uno degli elementi principali, uno degli elementi che lo caratterizzano. Gli elementi sopracitati possono essere poi completamente assimilati dal lettore grazie alla conoscenza della protagonista Tuan Kiri, che come ho detto anche in fase di trama è un personaggio che in
in adolescenza ha completamente rifiutato, rigettato questa società, per poi assimilarsi ad essa, per poi riuscire a fondersi alla perfezione con essa. Tant'è vero che nel momento in cui si vivono dei continui flashback, nel momento in cui si vede il primo flashback nel quale si capisce che lei in realtà nella prima fase della sua vita non voleva assolutamente accettare questo sistema, voleva vivere la propria vita liberamente, provare tutto ciò che avrebbe potuto fare esperienza e quant'altro, beh, questo colpisce lo spettatore. E nel momento in cui avvengono i suicidi di massa si capisce che tutto quello che era un passato che sembrava essere stato superato in realtà è ancora presente nella sua vita, e si capisce poi profondamente quello che può essere questo tipo di società, ciò che può provocare nelle persone, quello che è il divario esistente tra ideale e reale. Anche questo titolo è stato adattato non soltanto in manga ma anche in un film d'animazione, che però non regge assolutamente il confronto rispetto a quello che è il manga, principalmente per quello che è il character design, che davvero non regge assolutamente il paragone. Il tratto di Minato Fumi è davvero straordinario, bellissimo, preciso e soprattutto molto delicato, e riesce davvero a rendere molto, molto particolare Tuan e tutti i personaggi presentati, mentre nel film d'animazione la computer grafica è davvero scadente, se così la possiamo definire, macchinosa, e si capisce nettamente la differenza con le animazioni classiche. E se a questo aggiungiamo un ritmo che non è molto compassato, e questo in parte è dovuto anche alle tematiche ed a come è stato deciso di presentare diciamo l'adattamento di Harmony, beh, ci troviamo di fronte ad un film d'animazione che non regge affatto il paragone né in confronto all'originale né tantomeno ai precedenti adattamenti, sempre delle opere di Project Ito. Per tutti questi motivi ci troviamo di fronte ad un titolo che non posso consigliare a tutti gli appassionati di manga, in quanto è un titolo che non fa dell'azione e della adrenalinicità le sue caratteristiche peculiari, però è un titolo che chi riuscirà ad affrontarlo darà davvero tantissime soddisfazioni, riuscirà ad entrare nel cuore del lettore lasciando in lui tantissimi argomenti di riflessione, e soprattutto riuscirà forse a fargli capire ancora di più l'importanza della libertà, soprattutto cercando di capire ancora di più ciò che essa significa nella vita di tutti i giorni e non semplicemente all'interno di un manga o di un romanzo. Ricapitolando, Harmony di Project Ito, adattamento manga a cura di Minato Fumi, serie pubblicata da Star Comics in edizione standard alla cifra di 5,90€. Come sempre amici, ci auguriamo di aver realizzato un video che vi sia piaciuto. Qualora sia stato così però, mi raccomando, fatecelo sapere attraverso un bel mi piace, condividete questo video, fatelo conoscere ai vostri amici, aiutateci quindi nella nostra crescita. Se il titolo vi è piaciuto ovviamente potete acquistarlo anche attraverso il link in descrizione. Detto questo amici, è veramente tutto, un saluto e un ringraziamento sentito dal vostro amico Akumetsu.